E quindi se il riferimento sono i poveri in carne ed ossa, dovremmo anche guardare al problema con serietà. C'è chi è in grado di rispondere a tutte le esigenze che ci sono oggi nel nostro paese. C'è invece chi, il nostro partito, il nostro governo, pensa che si debba lavorare guardando ai problemi e cercando di utilizzare le risorse che abbiamo in campo. Per noi si deve guardare alla povertà delle famiglie, a quelli che hanno bambini, sì, i bambini sono una priorità e le risorse sono risorse vere. Parliamo di 1 miliardo e 400 milioni per iniziative che bisogna legare all'inserimento lavorativo. Grazie, È un onorevole impegno, Burtone. su questo dobbiamo andare avanti. Grazie. Ora è scritto a parlare il deputato Rondini. Prego, ne ha facoltà. Sì, grazie Presidente. Ma intervengo per ricordare al collega Marazziti che, quali sono i numeri che ci sono stati forniti. Lo ha già fatto anche un collega dei 5 Stelle. Vale la pena di ricordarli perché si arriva, si va in Europa magari a reclamare flessibilità per garantire la copertura di quell'accoglienza indiscriminata a tutti i clandestini che arrivano sul nostro territorio e poi si trovano fondi solo per 1 miliardo per affrontare un'emergenza quale è indotta fra l'altro dalle scelte scellerate in materia economica dai tre ultimi esecutivi. Beh, si trova solo 1 miliardo per andare incontro alle esigenze e all'emarginazione di quasi 11 milioni di persone. Allora, 1 miliardo per i nostri poveri ed invece nel 2014 2 miliardi e 205 milioni spesi per l'accoglienza, dei quali solamente 160 arrivano dall'Unione Europea. Per il 2015 2 miliardi e 735 milioni spesi per l'accoglienza per i clandestini e Deve solamente concludere, onorevole. 120 milioni arrivano dall'Unione Europea. E Grazie. avete previsto per il 2016 di arrivare a spendere più di 4 Grazie, onorevole miliardi Rondini. e il contributo dell'Unione. Allora, onorevole Baldassarre, prego. Grazie Presidente. Discussione un po' paradossale quella che c'è stamattina in quest'Aula, se ne sono sentite tantissime. Sento dire che questo è uno strumento iniziale e poi metteremo più soldi. Il problema è che non c'è più tempo per pensare a sperimentare e poi successivamente metteremo altri soldi. Dobbiamo capire se questa è effettivamente una priorità per questo Paese, la lotta alla povertà o no. Perché se siamo arrivati solamente a luglio del 2016, dopo 3 anni di legislatura, a parlare di questi problemi, vuol dire che non è una priorità. E questa è una cosa con la quale dobbiamo tenerne conto. Ma possiamo chiamarla come vogliamo. Io ho sentito veramente tantissime discussioni semplicemente basate su come deve essere chiamata, se deve essere un reddito di inclusione, un reddito minimo di